Allora, il parallelepipedo rispetto al cubo, quella, che è il solito più semplice che esista, perché c'ha tutte le facce uguali, c'ha l'altezza che è diversa dagli altri spigoli. L'altezza in genere può essere o più piccola dello spigolo di base o più alta, come in questo caso qui. Vedete che questo è più lungo di questo spigolo qui, quindi le formule cambiano un pochino, perché mentre lì potevo moltiplicare per 6 l'area di una faccia per avere l'area totale, qui non lo posso fare. Posso al massimo calcolare l'area laterale, se questi sono due quadrati, l'area laterale la posso calcolare facendo l'area di un rettangolo e moltiplicare per 4. Ma se moltiplico per 6 compio un errore, perché queste due sono più piccole, in questo caso qui. Ok? Quindi come faccio a calcolare l'area totale del parallelepipedo se le facce sono tutte diverse? Vediamo. Esatto, sono costretto a separare le due parti, cioè prima mi calcolo l'area laterale, poi mi calcolo l'area di una base e la moltiplico per 2 e la somma a quello che mi sono calcolato prima, netto. Area totale, ricordate, non mettete a tot, mettete a t minuscolo. L'area totale è uguale all'area laterale più... Come faccio a far capire che le basi sono 2 e devo moltiplicare per 2? 2, si basta mettere 2. Area di base lo indico a B. 2 volte l'area di base. Allora, vediamo l'area laterale. Vi ho detto che devo fare l'area di una faccia per 4, se questo è un quadrato. Allora, io qua mi metto la freccia, metto quadrato. Questo è un parallelepipedo regolare. Che vuol dire? Quando io mi chiedo che cos'è un parallelepipedo regolare, vuol dire che la base è un poligono regolare, in questo caso un quadrato. Regolare vuol dire a tutti i lati uguali e anche gli angoli uguali, e non è storto il parallelepipedo, ma questo angolo qui, questo è di 90 gradi, cioè non abbiamo la torre di Pisa, per fare così, è dritto. L'altezza è perpendicolare allo spigolo AB, quindi è dritto. Quando succede questo, che il poligono di base è regolare e questo angolo è di 90 gradi, il poliedro si chiama regolare, si dice regolare. In questo caso è un quadrato la base. Allora, come faccio a calcolare l'area laterale? Abbiamo detto che devo fare l'area di un rettangolo per 4, quindi lo spigolo AB, questo qua, per H, che è l'altezza, è l'area di questo qua, tutto per 4. Trovate? Cioè, questa è l'area di un rettangolo, di questo rettangolo qua. Lo moltiplico per 4, però guardate che succede. AB per 4, che cos'è? Questo AB, io le parentesi le posso anche togliere, le posso anche scrivere così. AB per H per 4. Perché le parentesi sono inutili, le posso anche togliere. Però, questo AB per 4, che cos'è? Se io faccio AB e lo moltiplico per 4, che ottengo? Sono le facce, il perimetro. Ottengo il perimetro del quadrato della base, quindi al posto di AB per 4 posso mettere perimetro di base. AB per 4 abbiamo detto che è perimetro, che rimane H per H. Questa è la formula. Cioè, vi dovete ricordare noi i passaggi, vi dovete ricordare questo. Questo l'ho fatto per farvi capire come si arriva alla formula. Perimetro di base per altezza. Cioè, faccio il perimetro del quadrato, quindi se mi dà il problema lo spigolo di base e l'altezza, faccio lo spigolo di base per 4, mi calco il perimetro e lo moltiplico per l'altezza e calcolo l'area laterale. Come faccio a calcolare l'area totale? Mi manca questo. Però se ho lo spigolo di base è facile, perché AB a quanto è uguale?
lo spigolo di base. Come si calcola l'area di un quadrato? Lato per lato. Quindi avvia la seconda. Però qua devo mettere due volte. E quindi qua devo mettere due a B alla seconda, cioè due volte l'area di base. Quindi per calcolare l'area totale, questa è la formula. L'area laterale si calcola così e l'area di base si calcola così. Allora, il volume nel cubo noi facevamo lato per lato per lato. Anche qua si fa lato per lato, però questo lato qua non è uguale ai precedenti, è diverso. Quindi devo fare lato per lato e l'area di base. Quindi area di base per il terzo lato, che stavolta non lo chiamo L, ma lo chiamo altezza. H. Quindi nel parallelepipedo il volume si calcola facendo l'area di base e moltiplicando il risultato per l'altezza. Adesso facciamo degli esempi così. Facciamo degli esempi, eh? Questa è la formula del volume. Da queste tre formule poi si ricavano le indirette che vediamo la prossima volta. Oggi vediamo un esempio di problema sul parallelepipedo. Come si svolge? No, non è una domanda retorica. Sapete se è una domanda retorica? Sì. Cioè, la domanda è come fa, però non è che si aspetta la risposta. Cioè, che tempo farà domani? Allora, problema. Allora, in questo parallelepipedo già disegnato, supponiamo che spigolo di base è uguale a, facciamo 4 cm. Problema. E l'altezza è uguale, facciamo, allora qua abbiamo detto 4, vediamo, no di più, facciamo 9 cm. Dobbiamo calcolare l'area totale e il volume. Allora, questo è 4 e questo è 9. Ovviamente centimetri, ricordate l'unità di misura, centimetri. Allora, l'area totale abbiamo detto è uguale l'area di base 2 per 2 più l'area laterale. Allora, l'area di base è facile. L'area di base, questa qui, se io conosco, so che questo è 4, è un quadrato 4 per 4. Quindi 4 alla seconda uguale 16 cm quadrati. Allora, 16 cm quadrati è questo, per 2. Quindi tutto questo, vabbè, dopo lo scriviamo per 2. L'area laterale, a quanto è uguale abbiamo detto? Perimetro di base per altezza. Quindi l'area laterale, lo scrivo qua, perimetro di base per H. Il perimetro di base è facile, qua sono, questo è 4, 4 per 4 anche qui, 16 cm. H è 9, 16 per 9, quanto fa? 144. Allora, li metto qui dentro. Uguale area di base che è 16 per 2, 32, più questo qua, 144, uguale, metto qua, 32 più 144 viene 176 centimetri quadrati. Questa è l'area laterale, l'area totale, cioè tutto quello che circonda, il parallelepipedo. Vuole anche il volume. Il volume si calcola, l'area di base per altezza.
L'area di base abbiamo già calcolato è 16, è questa qua, l'area di base. Quindi 16 per 9. Sempre 144 centimetri. Quindi un caso particolare in cui volume e area totale vengono uguali. 144 anzi, l'area laterale. 144 però centimetri cubi. Allora non è che viene sempre lo stesso numero, in questo caso. Perché il 4 corrisponde al numero di facce della base.